Salve care amiche ed amici di YouTube che mi seguite, eccomi di nuovo tra di voi con un nuovo tutorial. Mi è arrivata questa mattina una notifica. Vediamo se si vede. Deve pigliare un po' il modem. Sì. È disponibile software di sistema. Nuova versione 24 201 3 della Motorola. È un'attualizzazione di sicurezza. Probabilmente prima del rilascio dell'Android N. Quindi facciamo accetto. Succede nulla. Ah, ecco, aggiornamento di sistema. Ci vuole molto. Zero secondi, verifica aggiornamento. Basta, già si è aggiornato. Cacchio. Ah, installa aggiornamento. Il telefono non si può utilizzare durante l'installazione. Vabbè, 10 minuti, installiamo. Ecco qua il robottino dell'attualizzazione. Ebbene, fra 10 minuti circa vedremo quello che è successo. Qui possiamo guardare che sta facendo l'upgrade di Android, ottimizzazione, applicazione 6 di 43. Sta ottimalizzando, facendo l'ottimalizzazione delle 43 applicazioni che c'ha il cellulare. Adesso è arrivata a 7 di 43. In tutto dovrebbe impiegarci 10 minuti. E ci rivediamo fra pe. Ciao. Applicazioni attualizzate di 43. Ecco qua. Andiamo a vedere. Impostazioni. Info sul telefono. Io prima ho fatto, vedi, livello patch di sicurezza Android 1º maggio 2016. Io prima ho fatto qui molte volte così e mi è apparso una finestrella che diceva cellulare aggiornato, telefono aggiornato a livello patch di sicurezza. Adesso non lo fa più. Prima mi ha mandato un messaggio. Vabbè, comunque mi si è aggiornato livello patch di sicurezza Android 1º maggio 2016. Probabilmente questo
dell'aggiornamento a Android e Nutella. E con questo tutto, vi ho fatto vedere come si attualizza il livello patch di sicurezza Android per Motorola Moto X seconda generazione del 2014. Grazie di seguirmi ancora una volta dal vostro Sant'Enchant, tanti saluti. Per l'angolo tecnologico questo è stato un altro video. Per l'angolo dei video tutorial. Ciao.